Sono una brutta, 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 bruttissima persona. Ragazzi, il mese di ottobre è stato allucinante. Cioè, ho comprato il mondo. Lo so, ho fatto degli errori, ma sto rivoluzionando la mia vita. Io non so neanche da che parte cominciare. Cioè, rendiamoci conto. Allora, le cose di Feltrinelli ve lo tengo per ultimo. Sì, sono una donna malefica, lo so. Allora, partiamo con un acquisto che io ho fatto il mese scorso, cioè a settembre. Ve l'avevo mostrato nell'acquisto del mese, nei preferiti di settembre, solo che mi è arrivato ad ottobre, quindi posso farvelo vedere fisicamente solo adesso. Ed è questa. Ora, un momento di silenzio per questa maglia. Che cos'è questa maglia? È un amore. Il Sacro Graal. Allora, io non sapevo nemmeno dell'esistenza di questa maglia. Tania, mi sa, è stata Tania? Sì, Tania, cioè l'ibridine me l'ha, insomma, spammata. Io sono rimasta così, ho detto ok, la devo avere. Nel giro di 10 minuti questa maglia era nel mio carrello del sito tifuri.com, mi pare che sia, e nel giro di 10 minuti io l'ho comprata. Allora, Sailor Moon è seduta su un trono di spade che è fatto con gli scettri e con i vari gadget che lei usa nelle 5 stagioni. Cioè, secondo voi, seriamente, potevano comprare questa maglia? No. Allora, una cosa. Rispetto agli altri siti che fanno stampe con le maglie che ho provato io, devo dire che è veramente, veramente fatta molto bene. Non tanto la stampa quanto la maglia in sé. Perché due sono i difetti di queste maglie, che sono molto accollate e questa non fa differenza, e che vanno giù veramente dritte e corte. Invece questa no, è molto sfiancata ed è anche un po' più lunga, quindi non finisce subito sotto la pancia, ma fascia bene il fianco e ha un bel effetto sul corpo. Quindi è veramente bellissima. Poi la stampa, insomma, che ve lo dico a fare, che ve lo dico a fare, splendida. Altro acquisto che ho fatto nel mese di ottobre, che è anche l'ultimo acquisto che ho fatto nel mese di ottobre, quindi sto andando veramente in disordine, è questa tinta. Se non me ne fregherà niente. Avete la mia completa attenzione. Io come tinta uso il cioccolato la colorazione cioccolato della L'Oreal Cream Gloss. Ho voluto provare sempre il cioccolato, ma della palette Testa Nera, perché sembra abbia dei riflessi aromatici un attimo più intensi. Quella che voi vedete, infatti, è lo sbiadito della cioccolato, della creme gloss. Infatti è una ricrescita da paura, un colore completamente sbiadito perché sarebbe molto più scuro di così, quindi ho voluto cambiare marca e spero di non aver fatto una cazzata, perché con la L'Oreal mi trovavo veramente molto molto bene, perché lasciava i capelli morbidissimi. Un difetto delle tinte è che spesso lasciano i capelli molto secchi e stopposi, invece la L'Oreal assolutamente no. Io mi sono sempre trovata da Dio perché il capello rimane morbidissimo. Adesso voglio provare la palette Testa Nera e voglio vedere se ha lo stesso effetto o no. Il prossimo acquisto che vi mostro è un acquisto tipicamente autunnale. Quando arriva l'autunno, io sono fissata, anzi no, quando arriva l'autunno, praticamente tutto l'anno, ma in autunno a maggior ragione, sono fissata con le candele. Io sono fissata con tutto ciò che profuma un po' la casa, ma le candele creano anche una certa atmosfera, secondo me, e le Yankee Candle sono la mia passione. Allora, io ne ho diverse in casa, molto spesso però per risparmiare un pochino non compro la candela vera e propria, ma compro la Tarte, e avevo un vecchio bruciaesense che però era un po' un disastro, nel senso che sporca un sacco, e di conseguenza mi sono decisa a comprare le bruciaesense proprio della Yankee Candle, che poi anche così bianco con un design così essenziale sta benissimo con l'arredamento di casa mia. Come mi racconto balle io per giustificare gli acquisti, guardate, non ce n'è per nessuno. E di conseguenza, appunto, ho comprato questo che mi piace veramente tantissimo. Passiamo agli acquisti make-up. Allora, ce ne sono tre. Il primo è un acquisto che diciamo, ho fatto per un video che devo fare. Nel senso, vi ricordate la collaborazione di Sailor Venus che ho fatto ad agosto? Allora, come vi avevo già anticipato, ce ne sarà un'altra, dovrebbe uscire tra 2 settimane circa. E mi serviva un ombretto di un colore un po' particolare per fare questa cosa. E quindi adesso vi do anche un aiuto di conseguenza. Vediamo chi indovina. Spero nessuno. L'ombretto in questione è un ombretto della Collister. Ed è questo color lilla, anzi si chiama lavanda blu per l'esattezza, è il 57 della Collister. Io devo dire che con la Collister come marca mi sono sempre trovata veramente benissimo, dagli ombretti agli smalti. Cioè è una marca che ha prodotti secondo me di qualità veramente molto molto alta, e il prezzo comunque è contenuto per la qualità che hanno. Cioè io vi giuro che tra tutto quello che ho provato la Collister rimane in assoluto la mia marca preferita. Poi adesso vi mostro le due pazzie del mese di ottobre. Allora ragazze, parlo con voi, a me gli occhi. Allora, io premetto, io non ho niente della NARS, non ho niente della MAC, cioè
avete presente il guru del make-up? Ecco, io sono l'antiguru del make-up. Avevo una voglia matta di provare questo brand e avevo una voglia matta di provare un rossetto di questo brand. Avevo visto un video di Chanel Pandemonium, cioè di Carlotta, a parte che come stanno i rossetti a lei, cioè a me non strano mai. Io ho comprato la Red Velvet di NARS nella colorazione Dragon Girl, che è un rosso tendente però un po' a rosa. Ragazze, non ce n'è per nessuno, veramente. Io non ho mai trovato un rossetto del genere, proprio come al di là della colorazione, che è veramente pigmentato, si sente benissimo, ha un effetto sulle labbra che voi non lo sentite, cioè è di una leggerezza, non vi pastriccia le labbra, è veramente leggerissimo, vi sembra di non averlo. È una cosa straordinaria questo rossetto, è bellissimo. Premessa, questo prodotto costa un pochino, perché dovrebbe costare 25 euro, mi sembra, prezzo pieno. Io avevo uno sconto di Sephora del 20%, sapete che se siete possessori della carta Sephora Black, ogni tanto la Sephora vi manda degli sconti, e avevo questo sconto del 20%, quindi ho comprato due cose. La prima è questa, la seconda cosa che ho comprato è lei. Cioè, allora, calma, io potevo secondo voi non comprare la Cat Eyes. Io era una vita che facevo il filo a due palette, la Chocolate Bar e la Cat Eyes. Ero indecisissima, alla fine ho optato per la Cat Eyes perché uso molto più i colori sul rosa che non i colori sul marrone, e di conseguenza ho optato per questa. Questa palette, ragazze mie, è una meraviglia. Cioè, io non sono un'esperta perché ho 4 palette, ma veramente 4 di numero, adesso con questa ne ho 5. Però veramente, ragazze, questa palette, adesso si vede, facciamo così, facciamo le cose fighe alla guru del make-up, questa palette è veramente bellissima, cioè, voi non potete capire, a parte il colore, ma questa è pigmentata, è bellissima, ed è la prima palette, anzi, il primo prodotto proprio della Too Faced che io abbia mai comprato. Io vi ho detto che sono l'anti-guru del make-up per eccellenza. Altra cosa che vi mostro invece, un regalo che mi hanno fatto nel mese di ottobre. Io sono andata a Milano per un raduno che hanno organizzato 4 youtubers, tra le conoscevo una, no, sono Serena Macialatte, Shanti Leaves, Lady Misha e Lasby. E Lady Misha mi ha fatto, cioè Francesca, mi ha fatto un regalo bellissimo, che è questo, che secondo me sarebbe da appendere tipo i pomelli dell'armadio. Io non avendo l'armadio, perché ho la cabina armadio, l'ho appeso in sala, sopra, sotto una farfalla praticamente. Lei ha appeso un chiodo e sotto lei ho messo questo, che quindi si vede il cuoricino sotto, ed è assolutamente bellissimo e sta benissimo col mio arredamento della sala. Quindi Franci, grazie mille, perché è bellissimo. Penultimo acquisto che vi mostro, perché so che fremette per vedere quello Feltrinelli, è un acquisto che ho fatto su un sito molto, diciamo, famoso tra le guru del make-up, ed è Neve Cosmetics. Anche qui io non avevo mai provato nulla della Neve Cosmetics. Vi arrivano le cose a casa con questo astuccino che è veramente veramente molto 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 carino. Non pensate di poterci fare chissà che, perché come lo aprite praticamente da zip in alto si è rotta, però è un packaging secondo me molto appunto carina. Io ho comprato 3 pennelli per occhi, perché? Perché quelli che avevo io erano dei cinesi e veramente erano molto molto rigidi, sfumavano molto molto male, e con questi pennelli io sono rinata. Non riesco ancora a fare un trucco decente, però diciamo che aiutano. In particolare questo, che è il Tea Blending, mi ha cambiato la vita. Cioè, questo pennello mi ha cambiato la vita. Come sfuma questo pennello non ce n'è per nessuno. Allora, io appunto ho preso questi 3, questo non so come si chiama perché non c'è un nome, comunque è quello viola e con la punta, insomma, più stretta. Poi ho preso il Turquoise Eye Bookie, credo che si dica così, e appunto questo, che è il migliore secondo me, che è il Tea Blending. Io mi sto trovando veramente da Dio, però ripeto, io non sono un'esperta, anzi sono proprio una cippa. Ero molto indecisa tra questi e quelli delle Real Techniques, alla fine ho optato per quelli della Neve Cosmetics, però non è detto che magari tra qualche mese non provi anche quelli della Real Techniques. Ragazzi, ci siamo. Allora, calma. Feltrinelli, non so quanto durasse, ma c'era una promozione, lo dico proprio con le virgolette, perché se acquistavi 2 libri e aggiungevi 10 euro, ti regalavano, perché appunto tu aggiungevi 10 euro, questo. Sì, lo so, è bellissimo, lo so. Ragazzi, parliamone. Il Trivial Pursuit letterario. Allora, ci sono domande inerenti alla letteratura classica, alla letteratura contemporanea, alla letteratura dell'Ottocento, alla letteratura e cinema, letteratura e teatro. Cioè, non aggiungo altro. Lascio parlare lui. Cioè, devo trovare qualcuno che giochi con me a questo gioco, il che non è semplice.
Come vi dicevo, per avere questo voi dovevate comprare due libri, in modo che Feltrinelli, convinta di acquistare il racconto dell'ancella della Atwood, l'incubo di Hill House, ovviamente non è presente nessuno dei due, la Feltrinelli, quindi in 15 minuti di tempo, perché poi avevo un treno, ho iniziato a girare come una deficiente per la libreria e ho comprato due libri. Allora, il primo che ho trovato, che comunque è nella mia wish list, è Cecità di Saramago, autore che io non ho mai affrontato. Sì, lo so, ammetto la mia ignoranza. Devo leggere assolutamente Cecità perché me ne parlano stra bene tutti, di conseguenza, siccome lo volevo comunque cartaceo, perché da come me ne parlano, ritengo sia un libro comunque da avere, ho approfittato di questa offerta per acquistare Cecità, che ho pagato prezzo pieno 9,50€ tra l'altro. Poi mancava comunque un libro per poter avere in omaggio il Trivia Pursuit Letterario e di conseguenza ho visto Questo sono scappati. Allora mi è passato a leggere il nome dell'autore e ho detto no, allora calma. Noi sappiamo che di John Green, cioè noi, io e il mio alter ego, sappiamo che di John Green io devo avere tutto in versione cartacea e di conseguenza ho detto senti, tanto vale che prenda adesso un altro suo libro, quindi ho comprato Cercando Alaska, del quale ho sempre sentito pareri stra positivi e di conseguenza l'ho acquistato. Mio Dio, quanti libri che ho da leggere io nell'immediato futuro. Però ragazzi, ovviamente, potevo secondo voi non approfittare di questa promozione? No, non potevo non avere il Trivial Pursuit, seriamente, non potevo non averlo. Allora, questi sono tutti i miei acquisti, io ve l'ho detto che sono una bruttissima persona. Sono tutti i miei acquisti per il mese di ottobre, no, a novembre prometto che faccio la brava. Ok, prometto che mi impegno a fare la brava. Ok, non farò la brava. Ragazzi, se anche voi avete comprato qualcosa di particolare, scoperto qualche cosa di particolare, fatemelo sapere che appunto ne approfitterò per il mese di novembre. Ragazzi, questo è tutto. Io come sempre vi do appuntamento al prossimo video. A presto e un bacione. Ciao!